Buongiorno ragazzi, ho il biglietto qua per andare a Romblon, siamo qua in fila. Con me c'è anche Gabri oggi, stiamo andando a fare un viaggetto insieme. Adesso saliamo in barca, cerchiamo i nostri letti e vediamo che fare. Hi! Hello, Mario! Thank you. Where are you going? Romblon? Okay. Allora andiamo a Romblon. Allora, this way for Romblon. Pensavamo di aver sbagliato, invece è giusto. Oh Gabri, sembri stanco? Due giorni che non dormo. Sono arrivato, ma è forti subito a Romblon. È stata una cosa così, velocemente hai scelto. Adesso dormo sulla barca. Sì, 12 ore, dai. Ma non te ne pentirai, Romblon è bellissima. Vedrai. Io non chiedo, dovrebbe essere di qua. Ecco la barca che ci porterà a Romblon questa notte. Quindi non è la Super Shuttle Roro, ma è la Starlight, perché è la compagnia dove abbiamo fatto il biglietto. Ecco l'entrata. Hi. Allora, controlliamo il biglietto qui. Romblon. Dalava. Dalava. You know what's the big guy? Oh, ecco che intendiamo. Okay. Nice. Thank you. Allora, questa è la cabina. Guardate i letti come sono, qua è freschissimo. Dopo, can you help us? Which number we have? BB29. 29? Yes. Here. Middle. Up. Però, ok, io dormo qui e lui dorme lì. Allora, andiamo nel dining area, quindi qui dentro a berci un'acqua. Dining area, guarda, sì. È un po' di fresco. Wow, guarda spegniamo. Qui, che odore di hula. Sì. Allora, io e Gabri volevamo prenderci una lasagna, ma alla fine abbiamo detto magari più tardi. Troppo caldo oggi, sì. Andiamo a vedere la barca sulla parte... Terrazzino. La parte in alto, sì, la terrazza, andiamo. Sì. Poi andiamo di qua, da qua c'è il panorama di tutte le altre barche. Alla fine non è grande, ma alla fine questa barca non è così grande. Eccola. Ah, ok, qua è dove fanno il karaoke a volte. Sì, non abbiamo parcheggiato qua, abbiamo parcheggiato più là. Sì. Sì, eravamo di là. Questo è tutto parcheggio, perché questo è un porto enorme, viene un sacco di gente. Guardate qua. Questi invece sono altri tipi di posti. Qua costava meno. E senza aria condizionata sono solo sedie. Però noi abbiamo preferito prendere il letto con l'aria condizionata per dormire bene e svegliarci bene, soprattutto perché in questi posti usano tutti il cellulare, quindi va a finire che non dormi perché c'è troppo rumore. Invece di là è più silenzioso. Allora, sono qua dove c'è il letto, è un po' freddo, adesso sta passando il carrettino per la merenda. Siccome la merenda è molto importante nelle Filippine, passa sempre. Io voglio una lasagna. I San Pan City San Lasagna. Ma canopo? Lasagna e pancetta.
Mero? 120 po. Sì, che po'. Total 120? Pansite e lasagna. Lasagna 20 po. Ah, ok. Ma che hanno pansit? 70 po sa pansit. Sì, che po'. Ok, allora, intanto sono arrivati i pansit, questi qua sono molto buoni. Poi abbiamo preso anche una lasagna, la volevo dare a Gabri ma sta dormendo la lasagna, so che gli piace. È la che dorme, Gabri. Allora, mangiamoci questa lasagna e poi dormiamo anche noi, facciamo una piccola merenda prima di dormire. Poi, questa è la lasagna, però assomiglia alla lasagna alla fine, pensavo peggio. Pensavo peggio, vediamo quanti strati di pasta. 1, 2, 3 con questa specie di besciamella e questa bolognese. La lasagna era buonissima, ma per sbaglio non ho registrato. Adesso sono qui sul a vedere un po' il mare. Ormai si è fatta sera, sono le 7 di sera. E noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!